quale che sia la perdita e in qualunque universo voi siate, c'è solo un numero da chiamare. Due idraulici italiani in guanti bianchi arriveranno in vostro soccorso. Oggi parliamo di Super Mario Bros., il film, pellicola del 2023 per la regia di Aaron Horvath e Michael Jelenic. E questo è Cinerolla Podcast. It's a me! Christopher Meledandri, nell'ottobre 2022, al lancio del primo trailer, dichiarò che la produzione del film era durata ben 7 anni. L'amministratore delegato della Illumination voleva fare le cose per bene, senza dubbio, affidando ad un cast tecnico e artistico di tutto rispetto la trasposizione cinematografica dei più celebri idraulici dei videogames, Mario e Luigi Mario, insieme noti come i Super Mario Brothers. A Brooklyn i fratelli Mario si sono messi in affari ed anche se ce la mettono tutta, le cose non filano proprio lisce. Mario e Luigi vengono derisi da Spike, il loro ex capo, e non sono presi sul serio dal padre, che pensa abbiano fatto una grossa fesseria a mettersi in proprio. Però nulla scalfisce l'ottimismo e l'entusiasmo di Mario, e quando una grossa perdita idrica minaccia il popoloso quartiere di New York, i due fratelli si lanciano all'avventura per risolvere la situazione. Ma anche qui le cose non vanno come previsto e nel tentativo di chiudere la falla si ritrovano nel sottosuolo della città, dove è presente un condotto magico che li spedirà verso nuove avventure in un lontanissimo universo. Nel 1993 fu prodotto il film Super Mario Bros. Con protagonisti Bob Hoskins e John Leguizamo, passato alla storia come un curioso esperimento riuscito a metà, a voler essere buoni. Meno noto è il lungometraggio animato precedente del 1986, diretto da Masami Ata, distribuito solo in Giappone, home video compreso, dal titolo Super Mario Bros. La grande missione per salvare la principessa Peach. Poco sappiamo di questa avventura, ma chi l'ha visto giura che col videogame c'entri davvero nulla, relegando altresì l'intero cartone nel limbo del dimenticabile. Per vedere una trasposizione fedele, coerente e con i veri personaggi di Super Mario, abbiamo dovuto attendere 42 anni, visto che la prima apparizione di Mario è nel videogame Donkey Kong del lontanissimo 1981. Alla fine però il cerchio si chiude, tutti i personaggi sono chiamati a raccolta in un lavoro corale affidato alla casa di produzione di Cattivissimo Me, con la supervisione della stessa Nintendo e con alla regia due che la sanno lunga, Aaron Horvath e Michael Jelenic, noti per essere gli showrunner del franchise Teen Titans Go. Tutto è bene quel che finisce bene, allora? Forse sì, non proprio, magari no. Partiamo però dai punti di forza del film, le animazioni. Dietro 92 minuti di durata c'è un lavoro colossale. A parole, credetemi, è difficile spiegare lo sforzo produttivo che include fondali, dettagli, espressioni dei volti, effetti visivi e un gozziliardo, miliardo più, miliardo meno, di cose che si muovono in ogni dove, rendendo ogni scena affollatissima e movimentatissima. Una festa per gli occhi. E poi i personaggi, ci sono tutti, e non solo i protagonisti storici, antagonisti, comparse, rappresentanze, maestranze, funghi, tanti funghi, non manca nessuno. Eppure, in tutto questo chiassoso e colorato circo fatto di pucciosità, si sente forte la mancanza di una storia coinvolgente che faccia affezionare lo spettatore al personaggio.
Il grosso difetto, in questo senso, è da imputare alla sceneggiatura di Matthew Fogel, che forse avrà rivisto e tagliato un po' troppo il suo lavoro. Sulla continuità narrativa si abbatte spesso la scure ed è evidente come pezzi di film siano uniti fra di loro in modo un po' frettoloso, artefatto. Ci sono delle incongruenze, piccole cose in realtà, che però pesano nell'analisi qualitativa e danno l'idea della poca attenzione dedicata alla storia. E c'è poi tanta italianità, certo un filino stereotipata che fa da necessario comic relief, ed a proposito di risate, un paio di volte si ride di gusto, però non è ovviamente la frequenza che ci si aspetterebbe. La comicità, elemento necessario alla riuscita di un adattamento per famiglie, latita per lunghi periodi a favore dell'azione platform, e laddove ci sarebbe stato bisogno di un bel colpo di slapstick, si abbozza a favore della spettacolarità. A volte, complice l'aura della Illumination, sembra di vedere il fantasma di Cattivissimo Me o dei Minions, ma senza il cinico umorismo tipico dell'universo delle storie di Gru. Magari, e dico magari, una comicità esasperata e metanarrativa alla Lego Movie sarebbe stata più consona, visto che anche qui le potenzialità c'erano tutte e forse qualcuna in più. Invece, ad essere del tutto onesto, ho ravvisato addirittura una certa dose di drammaticità, una adultezza incompiuta, mi si passi il neologismo, di alcune situazioni, perfino una certa crudezza nelle interazioni, nulla di rilevante, intendiamoci, cosa che però non è mai mitigata dalla giusta ironia. Quello che è deficita nella storia, però, lo si può ritrovare nella caratterizzazione dei personaggi, soprattutto nei secondari, che spesso e volentieri rubano la scena. Spazzato via il cliché della donzella in distress, la principessa Peach è una risoluta eroina intrisa fino al midollo nel girl power. Peccato si sia sorvolato troppo velocemente sul suo passato e manchi un approfondimento psicologico degno di questo nome. Mario e Luigi, dal canto loro, sono quanto ci aspettiamo e non sorprendono mai. D'altra pasta è il forzutissimo Donkey Kong e il di lui padre, scorbutico ma irresistibile Cranky Kong, sovrano del regno della giungla. E poi c'è Bowser, il signore dei Koopa, a cui il film concede ben due numeri musicali. Nell'economia e nel tempo brevissimo concessogli dalla storia, è il personaggio più sfaccettato, con motivazioni condivisibili e con il quale è in assoluto più facile empatizzare. Un vero cattivo di spessore. E anche se stracolmo di easter egg, c'è una lunga sequenza di Mario Kart, tutti i riferimenti necessari alla saga videoludica, l'agognato rendezvous con l'eroe a 8 bit della nostra infanzia forse non si è compiuto appieno. Una colonna sonora che sembra fatta apposta per accarappiare i nerd quarantenni, con buona pace dei Guardiani della Galassia, fa quello che può, ma rischia di non bastare. E si sono giocate anche le armi pesanti. A doppiare Giuseppe, il padre dei fratelli Mario, anche nella versione italiana, è Charles Martinet, voce storica di Super Mario, quindi se lo sentite oggettivamente esprimersi in un italiano un po' così, sapete il perché. Le voci originali sono di Chris Pratt, a proposito dei Guardiani, Anya Taylor-Joy e Jack Black, da noi Claudio Santamaria, Valentina Favazza e Fabrizio Vidale, versione italiana piacevolissima, ottimamente diretta, ottimamente realizzata. Un film per tutta la famiglia prodotto col dichiarato intento di vendere peluche, Funko Pop e videogames, decisamente più agli adulti che ai bambini, che di un piccolo italiano baffuto non sanno esattamente che farsene. Due ciacchini e mezzo all'adattamento copia carbone del videogioco, finalmente preciso, coerente, fedele, tutto gameplay e zero storia. Siamo arrivati alla fine di questo episodio.
Vi ricordo che Cinerolla Podcast torna ogni martedì e giovedì con una nuova recensione su Spotify, YouTube e tutte le principali piattaforme dalle ore 14. E ogni domenica alle 8 c'è l'appuntamento settimanale con il Poddy Rotten. Restiamo in contatto usando Telegram, Instagram, Facebook e tutto il cucuzzaro. Trovate i link nei rispettivi info box. Dal vostro Cristiano Dalia Nera per oggi è tutto. Vi raccomando di non fare nulla che io non farei e ci sentiamo presto prestissimo. Un abbraccio forte.